Perfetto ragazzi, pronti per il video recensione? Bene, iniziamo subito. Cominciamo dicendo che il set è uscito il 1 aprile del 2020 al prezzo di 199,99 euro ed è inoltre il 30° progetto LEGO Ideas prodotto come set ufficiale. Il modello originale è stato presentato da Pablo Sanchez Jimenez e prevedeva in pratica una fortezza pirata modulare con più ponti di vedetta, stanze dei pirati, tesori nascosti e perfino una mensa. A differenza del set finalizzato, questo modello non era stato progettato per essere poi ricostruito in una nave pirata finita. Il design ufficiale invece è stato ideato da Melan Mudge e Austin William Carlson e varia in modo significativo dal concept originale. Il set è composto da 2545 pezzi ed è un 16+. L'immagine della confezione ricorda molto, per composizione e colori, i set degli anni 80, complice anche il bordino giallo che incornicia ogni facciata. Il retro della confezione, invece, oltre a presentare l'immagine con le dimensioni del set, che sono 59 cm di altezza, 64 cm di larghezza e 32 cm di profondità, presenta anche alcune immagini delle varie sezioni della baia, nonché l'immagine del relitto che può essere rimosso dall'isola e rimontato, per realizzare un veliero ispirato alla nave pirata Black Seas Barracuda del set LEGO 6285 del 1989. Infine, nella parte alta della confezione, troveremo un'immagine di tutte quelle che sono le minifigure presenti nel nostro set. Bene, procediamo subito con l'unboxing. Ok. Olè. Nella confezione troviamo 27 buste numerate dalla 1 alla 15, 3 buste che contengono gli elementi più grandi, una bustina contenente le vele e il libretto di istruzioni. Fortunatamente non sono necessari adesivi, poiché gli elementi decorativi sono stati direttamente stampati. Il manuale di istruzioni è piuttosto consistente, parliamo infatti di 460 pagine, e nella prima pagina sono presenti alcune informazioni sulle minifigure e sulla storia originale dei pirati, raccontata tramite un appassionante fumetto che descrive la storia del capitano Barbarossa e del suo destino dopo il naufragio del Barracuda. Le pagine successive, invece, sono dedicate ai commenti del fan designer Pablo Sanchez, assieme ai designer LEGO Melan Mudge e Austin Carlson, con allegate alcune foto delle varie fasi di sviluppo del set. Le fasi di costruzione, come possiamo vedere, hanno uno sfondo grigio chiaro, che personalmente adoro. Sono molto chiare nella fase di costruzione e come sempre possiamo finire con il classico riepilogo dei pezzi. Bene. Come detto all'inizio, il set rappresenta il relitto di un galeone spiaggiato su un'isola e trasformato in un alloggio di pirati. Nonostante sia costretto sulla terraferma, vediamo che sfoggia ancora il vessillo con il suo Jolly Roger sulla vetta
e inizio subito con una mia considerazione personale. Ad una prima impressione, infatti, credo che il set fosse destinato ad una visione frontale, anche se il retro è sufficientemente dettagliato e lo spazio interno è facilmente accessibile. Il diorama può essere tranquillamente diviso a metà per creare due modelli indipendenti e più piccoli, uno realizzato con la prua e uno con la poppa. Nonostante il loro aspetto pesante, le due sezioni sono abbastanza stabili e si incastrano in maniera ordinata senza connettori. Sono ancora un pochettino indeciso sul colore marrone chiaro del sartiame, non sono tanto sicuro se mi piace oppure no, sinceramente, anche se devo dire che questa nuova tonalità è certamente coerente con il colore delle strutture circostanti. Però da nostalgico, ragazzi, vi confesso che sono più legato ai vecchi colori. Belle le palme, in particolare la variazione di colore delle loro fronde, e mi piacciono anche i fiori posti tra gli alberi. Vediamo la presenza della statua iconica del sottotema Islanders, qui parzialmente nascosta sotto la sabbia. Il design rimane quasi invariato rispetto ai set del 1994, le differenze più sostanziali riguardano l'aggiornamento del colore e il ridimensionamento delle corna, mentre invece le piume sono state omesse. Andiamo avanti e soffermiamoci sui pontili in legno attorno al relitto. Dal fantastico aspetto sgangherato, che gli dona quel tocco tipico dell'uso di materiali di recupero, accentuato dalle lanterne nere distribuite intorno alle piattaforme. Curiosa l'insegna posta all'esterno della taverna, il Josin, che tra l'altro prende anche il nome dal padre del fan designer Pablo. La parte superiore della taverna è anche il ponte della nostra nave, abbastanza spazioso per l'inserimento delle minifigure e per permettergli di eseguire alcune azioni, come per esempio caricare il cannone. Bello come il tutto è corredato anche dai vari accessori utilizzati dai pirati, come il cannocchiare e le bottiglie di rum. All'interno della cella di detenzione, con il cancello grigio perla e la serratura dorata, c'è anche uno sfortunato scheletro che rende la scena veramente divertente. I pannelli del ponte sono facilmente rimovibili, consentendo l'accesso ai dettagli interni della taverna, come ad esempio vari calici e bottiglie, un barilotto ed un dipinto nautico sul muro. La zona notte invece è accessibile anche da dietro, contiene un paio di letti e si presenta secondo me anche un pochettino spoglia, con in evidenza solamente un secchio, una candela, il calamaio e sempre l'immancabile bottiglia di rum. Come detto in precedenza, il tutto può essere diviso in due metà, sotto le quali è nascosto uno scrigno del tesoro, proprio sotto la piattaforma centrale, e al suo interno ci sono tre lingotti d'oro. L'isola è popolata da diverse minifigure di animale, come granchi, pappagalli, squali, rane, ma soprattutto ecco un simpaticissimo maialino intento anche a mangiare. Nel progetto iniziale però i maialini erano due, ora invece si è preferito mantenerne uno solo, a cui sono stati ridisegnati gli occhi rispetto alla figura originale. Personalmente adoro l'effetto della prua con la chiglia esposta e la sua integrazione con l'isola, che regala a chi l'osserva la sensazione che la nave sia davvero intrappolata nella sabbia e non possa disincagliarsi. Di fianco alla prua invece troviamo un piccolo magazzino dove sono stoccati casse, barili, remi ed un altro povero scheletro lasciato lì al suo destino. La sezione più arretrata del Barracuda si trova proprio sopra questo magazzino. Trovo molto originale
come il timone venga utilizzato come porta per l'ingresso di una cucina modesta, e vi devo dire la verità, mi piace tantissimo. All'interno si trovano vari accessori per il cibo e bottiglie, insieme al fornello e al tavolo di preparazione. La stufa presenta questi nuovi mattoni in muratura arancione scuro che ne sottolineano anche la bella struttura. Per quanto riguarda il ponte di poppa, anche se sembra molto strano senza la ruota del timone, è comunque abbastanza attrezzato per resistere ad un assalto, come si vede bene dal cannone subito sopra la cabina del capitano Barbarossa. Questa è visibile rimuovendo il ponte ed è arredata con una scrivania per lo studio delle carte nautiche, un bellissimo candelabro e diversi accessori posti sul davanzale della finestra. Alcuni complementi d'arredo sono veramente fantastici, come la poltrona progettata esclusivamente per il capitano. Due stud consentono alla sua gamba di connettersi sul lato, mentre la gamba di legno poggia su una superficie liscia. Geniale secondo me l'ottimizzazione invece degli spazi, grazie al letto a strisce bianche e nere che può piegarsi contro il muro, mentre il tocco di classe secondo me è espresso dal busto scolpito posto proprio all'entrata della cabina. Ora, detto ciò, proviamo ora a vedere come si presenta il tutto separando il veliero. La rimozione lascia dietro di sé due isole molto spoglie, unite da varie piattaforme. Gli unici elementi di spicco che ritengo attraenti sono quelli derivanti dalle palme, che risaltano molto di più senza la sezione della nave, risultando più interessanti sicuramente alla vista. Inoltre le scale sembrano non portare da nessuna parte. Al contrario, la zona posteriore risulta un pochino più gradevole, creando un piccolo ambiente tropicale. Ora, per quanto riguarda invece il veliero, nonostante le molteplici migliorie, mantiene perfettamente la sua riconoscibilità. Questo si nota ad esempio con la polena gialla e la struttura dell'arco, che rimangono intatte nonostante ora mostrino un'integrazione molto più fluida. Il castello di prua è costruito quasi esclusivamente con elementi neri e le finestre a traliccio dorato spiccano a tal punto da dare l'impressione di uno spazio interno. Il ponte è completamente circondato da balaustre giallo e nero, ma il mio dettaglio preferito è probabilmente il vericello rotante fissato alla base dell'albero di trinchetto. Penso che sia alquanto realistico e funzioni perfettamente, rilasciando o ritirando senza problemi l'ancora, che può essere sospesa su entrambi i lati della nave. Casse e barili sono distribuiti sui ponti e i singoli ambienti rimangono inalterati, anche se la cucina è ormai confinante con la zona notte e non è accessibile dall'alto. Quattro cannoniere di apertura si trovano lungo entrambi i fianchi e mi piace il modo in cui le scale sono state integrate su ciascun lato. In più i gradini angolari, a differenza del 7-6-2-8-5, forniscono accesso al ponte di poppa, la cui sezione più arretrata è sostanzialmente più alta. Anche la forma dello scafo è stata modernizzata, mentre affascinanti finestre a traliccio circondano la cabina del capitano. Corrispondente al suo predecessore, anche questo modello di Black Seas Barracuda incorpora due alberi, ma invece di 5 qui le vele ricade sono 6. Su ogni albero sono piantate bandiere che mostrano l'emblema Jolly Roger, ma queste sono notevolmente più robuste e i disegni stampati sono stati aggiornati. Per finire, le 8 minifigure incluse sono un ottimo richiamo alla linea originale del 1989, con standard di design ovviamente modernizzati. Ora, ragazzi,
Siamo arrivati alla fine del nostro video. Sicuramente il 7 racchiude tutto ciò che più affascina del tema dei pirati. Appare straordinariamente dettagliato e include numerosi riferimenti ai 7 precedenti, offrendo allo stesso tempo alcune innovazioni eccezionali. Nonostante sia stato pensato per essere dedicato principalmente ai nostalgici come me, è indubbio che possa essere amato sicuramente anche dai più giovani. Mi è piaciuto molto costruirlo, sicuramente, anche perché mi sono ritrovato bambino subito in pochi secondi, vedendo rinascere il famoso Barracuda. Ora, mi raccomando, il video è finito, ma lasciate tantissimi like, ne voglio tantissimi per questo bellissimo set. Ricordatevi di condividere sui vari social, Instagram e Facebook, e ricordatevi sempre, solo il meglio è abbastanza, ragazzi. Opla, un bacione!